Avere l'uscio della porta di casa a pochi centimetri dalla carreggiata di una strada nazionale, con mezzi pesanti e auto che sfiorano quel piccolo lembo di asfalto libero che consente di camminare, non è una situazione che infonde sicurezza e tranquillità a chi la vive quotidianamente. È il caso degli abitanti di Viale Primo Maggio a Fano, che denunciano da tempo uno stato di insicurezza e di difficoltà per questa situazione. I portoni delle case che si affacciano sulla statale 16 non hanno più un marciapiede salvagente che consente un transito in sicurezza. La nazionale dentro casa. Noi abbiamo paura di uscire da dentro casa perché i nostri ingressi sono questi, ecco, di qua e di là. Sono questi, non abbiamo un altro ingresso. Il marciapiede non c'è. Lei lo vede che c'è il marciapiede, sono venuti gli tecnici, gli ingegneri, tutti hanno detto non c'è, non c'è. Ma per fare un lavoro così ci vogliono i soldi. Ma noi paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini. Allora, questa via qui è un chilometro, poco più di un chilometro, è dimenticata da tutti? Cosa dobbiamo fare? Voi avete provato con l'amministrazione sia Aguzzi che anche con questa. Aguzzi non ci ha mai risposto. Questa qui, il sindaco è stato gentilissimo, per carità, però non ci sono i soldi. Fanesi cosa le ha risposto? Gliel'ho detto, che non, a casa sua non ci sono i marciapiedi, neanche casa, io non so dove abita Fanesi, non ci sono i marciapiedi. A me, se a casa sua non ci sono i marciapiedi, quello è un affare suo, non è mio. Io parlo per noi, per questi qua, per questi qui. Questa era una via con gli viali Primo Maggio, c'erano gli alberi e c'erano i marciapiedi. Guardi adesso. Qui ci abitano bambini, adulti, giovani, è una via dove si abitano in tante persone. Una segnaletica orizzontale ormai inesistente mette in difficoltà anche semplici attraversamenti per persone che hanno scarsa mobilità o utilizzino carrozzine. E questo, in momenti di traffico intenso, aumenta i fattori di rischio anche per una semplice uscita di casa. Lì c'è il passaggio pedonale, dura 3 secondi, 4. Rimane in mezzo alla strada, poi se deve venire di qua è un problemino. Da lì il passaggio pedonale è 50 cm, là si vede, di là altrettanto 50 cm. È una situazione pericolosa. Quanto piove non si fa. Noi chiediamo di avere un po' di sicurezza. Noi vogliamo entrare e uscire dalle nostre case in sicurezza, non con la paura. Stia attenti.